Presidente, lei ha parlato di un modo nuovo ma anche bello di festeggiare l'8 marzo all'insegna della sfida che cambia le cose. Sì, qui a Torrette, all'ospedale di Ancona, una bella capacità e qualità nel trasformare quello che è il servizio oncologico legato a appunto importanti malattie in un sistema tutto tondo che guarda la paziente nella sua interezza, come una persona con tutte le sue esigenze e i suoi aspetti, curando la parte psicologica, quell'attenzione profonda alla persona che significa umanizzazione dei servizi e grande qualità nei servizi. E dall'altra parte la ricerca al massimi livelli con la possibilità di avere servizi gratuiti, che normalmente costano migliaia di euro. È un abbraccio veramente completo che dà un segno della grande capacità di affrontare una cosa terribile come è la malattia oncologica e trasformarlo in un momento di incontro fra persone, in questo modo particolare con le donne, e di grandissima accoglienza dal punto di vista sanitario sulla qualità dei servizi che sull'umanizzazione del servizio stesso.